Vediamo se c'è prima qualcosa di qua, va? No? Mi sa tanto che questa scala è la strada che dobbiamo percorrere. Andiamo. Ehi, che cosa succede? No, 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 per favore, mamma, mamma, oh, mamma, 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 sta calma, che stai facendo? Non ho fatto niente di male. No, ho fatto solo tardi giocando. Ti prego. Vediamo di là se succede qualcosa. Ah sì, oddio. Che è successo? Non so, non vedo niente, non vedo niente. Io ti conosco. Eri quel bambino Bernard, giusto? Era intrappolato lì come lo ero io. Conoscevo il suo nome, ma per qualche motivo non bastava mandarlo via. Come se mancasse una parte di lui. Non ci abbiamo l'oggetto giusto. Ok. Segui la scia dello spirito, abbiamo finito. Manda via l'anima di Bernard. Dobbiamo trovare prima qualcosa per poterlo liberare. No, ecco dove sono quelle tronchesi. Così vicine, ma in un'altra realtà. Ah, c'è qualcosa qua vicino, ok? Tutte quelle persone non erano state semplicemente uccise, i loro spiriti erano stati fatti a pezzi. Ho 6.000 peppe punti, grande! Magari trovo quello che manca a Bernard, devo guardarmi in giro. Ok. Ok, qua possiamo aprire. Ci sono le farfalle, non posso passare di qua però. Non ho energia. Allora non passiamo di là per il momento. Ah, eccola qua l'energia, eh. Vieni qua, eh. Burn, you little fucks. Oh. Che schifo. This was yours. Questa era tua, vero, Bernard? Oh, presa. Oh, che sono queste urla? Ok. Torniamo da Bernard. Torniamo da Bernard. Vedere se posso ancora creare qualcosa con i punti, Peppe. Poi, non appena un po' di tempo, ci do un'occhiata. Mi spiace per quello che ti è successo. Puoi finalmente trovare la pace, Bernard. Figurati, non c'è di che, ma non sono quasi tentato di uccidere. Bene, un altro gatto. Ah, è molto simile a quello che ho usato per attraversare lo specchio. Ok. Vabbè, penso. Oh, c'è ancora qualcosa? No, ok. Andiamo verso quello specchio che va. Oh! Oh! Ah! Oh, dove sono però? Sono finito da un'altra parte. Oh. No. No. Cosa? No, 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 no. Oh. No. Oh. E che ho sbagliato ora? Ho perso qualcosa. Andiamo di qua. Oh, di qua, detto di qua. Diceva alt di premere. What? No. No. Where is she?
Ok. La so che la... Oh, ma quanto trattiene il respiro questa? Ah, ok. Perfetto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Could travel between worlds. There was no escaping it. E tronchesi. There's those bolt cutters again. Di nuovo quelle tronchesi. Deve esserci un modo per arrivarci. Vorrei sapere pure io. Mannaggia. E qua. Great. Another mirror. Ah, dobbiamo passare un attimo dall'altra parte. Aspetta, vediamo prima un attimo qua. Telefono un'altra volta. Ok. Sentiamo. Sono emersi nuovi dettagli. La situazione potrebbe essere più complicata del previsto. Non c'è tempo per spiegare. Avrai il rapporto completo al mio ritorno. Lascia fare a me, compagno. Molto meticoloso, compagno. Bene. Io guarderei pure un attimo la porta qua prima. È chiusa, va bene. Quindi l'unica via è questa. Perfetto. Andiamo qua e vediamo un po'. Ok. Oh no, di nuovo? Fatta a pezzi come Bernard. Non c'abbiamo niente. Niente, nomi né volti. Non ho modo di aiutarli. Ah, mi dispiace. Non li possiamo aiutare. Perfetto. Manda via le anime delle altre vittime. Bene. Ok. Vediamo un po'. Allora, qua che cosa c'è? Un altro disegno. Ok. Ok. Poi mi diceva che c'era qualche altra cosa qui sopra. Vediamo un poco. No! What are you? Oh, che succede? Oh, oh! Una maschera. Ecco qui, questo è morto. Ok, una l'abbiamo trovata. Ok. Dobbiamo trovare l'altra. If only I could see the other side of this place. Proviamo anche l'altra. Dice uno specchio da dove potrei uscire, forse. No, ma devo liberare prima le anime, quindi non devo ancora uscire. Però sappiamo che da qui si può uscire. Ok, e questo è importante. Torniamo indietro perché dopo dovremo scappare di là sicuro. Dobbiamo trovare l'altra maschera per l'altro tizio. Non c'è niente? No. Allora, torniamo giù. Torniamo giù. Ok. Deve essere qualche altra porta. Non l'abbiamo vista allora. Oh, è stato. Vediamo un po'. Allora, iniziamo io a mettere a uno. Già ce lo togliamo da davanti uno. Ah no, non posso fare niente. Ah, c'era un'altra cosa qua. Non l'avevo visto. Ok. No, allora scusa, andiamo un attimo sopra quello specchio. Dovevo già attraversarlo. Ah, lo devo già attraversare allora. Strano. Vabbè, andiamo, proviamo. Vediamo che succede.
Adesso, sulle 7. Aspetta, sono curioso ora di dire che cosa succede a quello specchio. Andiamo qua. Dove ci porto ora? Allora, ci ha portato di qua, una specie di sala conferenza. Ah, dove dovevamo andare? Ok. Ci aveva detto di andare proprio nella sala conferenza, giusto? Hai visto, Peppe, come è volato il tempo? Sto gioco ti prende. Devo andare, la votazione sta per iniziare. Come si suol dire, è meglio arrivare sempre in anticipo. No, intanto ora li sento radunarsi nella sala. Sì, ti farò sapere com'è andata. La voce è lui. Beppe, siamo in live da 1 ora e 39 minuti. Ok. Saluto. Ah. Ok, sala conferenze. Ok. Un elenco delle presenze. Commetto che il nome che cerco è qui su questa pagina, ma quale sarà? Vediamo un po'. Richard, dovevo vedere? Barrato assente, Kawaski Ann, Lute Kent, Newes Nicholas, Mokalina, Yon Danuta, Warga Cristina, Viedok Arthur, Boris, moderatore Bobon, Barrato assente. Uno di questi due, e chi è? E che ne so, non lo so neanche io. Bene. E ora? Ah, c'è qualcosa qui, numero 7. Ah, c'è qualcosa lì. Che mi ha fatto dire 7? Aspetta. Sono dei numeri 5. Nove. C'è qualcosa. Ok. Non ci credo, mi hanno fatto sedere davanti a Boris. Non mi importa chi è nipote, ma quello che mi riguarda è solo un porco sessista. Ed è in ritardo come al solito. Di fronte a Boris l'hanno fatto sedere. Ed è in ritardo. Aspetta, Boris, giusto ha detto? Sì. Ok, davanti a Boris. Boris, che ne... Boris, che posso era? C'era scritto sulla lettera, non ci ho fatto caso. Vediamo un po'. Boris. È il tizio di cui stava parlando. Posto numero 9. Ok. Bene, quindi posto numero 9 abbiamo visto che era... Era questo, se non vado errato, il 9. Ok, questo è posto Boris, quindi la persona che cerco... Era dall'altra parte, quindi di fronte a lui è questo. Ok, 4. Ecco, è questo l'uomo che sto cercando. È morto qui. Ok. Vediamo. Posto numero 4. Ok, quindi era... Oh, eccolo qua. Ecco, Nicholas. Ok Nick, è ora di tirarti fuori di qui. Ok. Dobbiamo tirare Nicholas fuori di qui. Ora dobbiamo tornare là e far passare oltre Nicholas. Oh. Dov'è? Dove sei? Oh la 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 la. Oh
ritorniamo qua. Andiamo da Nicolas. Andiamo, andiamo. Allora, uno l'abbiamo trovato, l'altro non sappiamo chi è. Ah, scusa, ho sbagliato tasto. Vai, corri. Vuoi correre? Qua. Eccoti qua. Ora puoi riposarti, te lo sei meritato, Nicolas. Bravo. Figurati, non ti preoccupare. Lo faccio tutti i giorni, è il mio lavoro. Ok. Non è andato, ne manca un altro. Andiamoci da fare. Ok, per l'altro direi che dobbiamo tornare nell'altro specchio. Facciamo un po' di logica, sì. Ma la porta qua è sempre chiusa. Sempre qua dobbiamo tornare di nuovo nella sala delle conferenze. Ambulatorio, ok. Ora però... No, secondo me sto sbagliando a tornare indietro. Infatti, devo tornare di nuovo nell'altro specchio. Ma la maschera, a proposito, qua niente, non si può fare ancora niente. Oh, c'è qualcosa qua che non avevo visto. Ecco fatto, una chiave. Oh, bene. Ok, ora c'è la chiave. Un'altra volta qua. Ah, questa già l'abbiamo sentita, fai vedere. New details have emerged. La situazione... Ah, sì, 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 ok. Vabbè. Vai, andiamo. Ok. Non questo! Questo, dai. Ah, brava. Ok. Allora. Ci sono diverse strade che possiamo percorrere. Vediamo. Prima questa. No, non c'è niente. Lì c'è un altro specchio. Vediamo se ci fa fare il giro tondo della stanza. No, arriviamo qui. Ok, andiamo a vedere prima dall'altra parte, prima di entrare nello specchio, allora. Andiamo a vedere. La colonna, mannaggia. C'è qualcosa lì. Vediamo un po'. Un'altra cartolina. Leggiamola. Tesoro, mi manchi tanto, spero che presto potrà essere qui con me. Il posto ti piacerebbe molto, il clima è bellissimo, il sole splende, il lago è stupendo e le persone sono gentili. Gentili a morte, tutte, con amore. Vabbè, allora dobbiamo andare in quello specchio là, dai. Andiamo, dai. Blocchiamo vicino ogni oggetto, sì? Oh no, no, per fortuna no. Ok, vedo andare qui perché questa porta... Non serve a niente. Ok. Ah. Oh. Ok. Ah, dobbiamo passare qua sotto sotto al muro. Ok. Vai, vai. Vai. Piano. Quattro. Quattro. Come? Un gatto. Quattro. Quattro. Come? Un gatto. Ok. L'abbiamo fatto, dai. Ora posso andare un po' più veloce. Perfetto. E da quel che vedo dobbiamo subito sfruttare un nuovo specchio che ci ha portato dove? Capiamoci. Dove siamo? Oh!
E vai. It's like a glove. Just let me try one. Giro, giro d'onda. It won't hurt. Ah, ok, capito. Mi devo muovere. Oh! No more tea parties. Mi si è avviato la cosa della tastiera. Aspetta! Ok. È andato, ok. Bene. Va ora a ricompare, ne sono sicuro. E... dov'è? Ok, la stiamo facendo. I'm getting close. That woman was here. Ok. Vediamo un po' qui che cosa c'è. She was a ballerina? Oh. This room has guy. Questa è di sicuro la stanza di un uomo, non c'è dubbio. Big sloppy letters. Che perspicacia. Perspicacia. Molto perspicacia, ragazze. Nice card. Un bel biglietto. Vivienne, erano delle tue stelle? Eugene Derrick. Come si chiama? Eugene Denisek, agente delle stelle, vabbè. Eugene, no, oh, fermo. Ok. Vivienne. Ah, c'è. Ok, sentiamo. Ok, l'ultima. Ho il polso tutto indolenzito. Non mi importa, voglio solo andare a letto. Voglio stare sola. Faceva male il polso, va bene. Ecco, quella è la sua stanza. Qualcuno non la lasciava nemmeno la sua privacy. Spiava da un buco nel muro. È lei. Basta? Ma sarà il nome d'arte. L'artista precedente nota come Vivienne. Ah, vabbè. E qua? Il nome ovunque, ma quella non era la vera te, vero? Esatto. Yeah. This wasn't her room. I'm guessing. Vediamo un po'. Her managers? Oh. Che dici, ti attivi? Ok. Vediamo un po'. Allora, direi che dobbiamo andare di qua. C'è uno specchio qui. Prima però c'è una luce che lampeggia di qua e sono curioso di andare a vedere. La maschera! Oh. Eccoti qua. What are you? Ma no! Che sai? No, vattene. Ah, no, 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 no. No! Ah, ok. E questa è l'altra maschera, perfetto. Proviamo ad entrare in questo specchio, magari accorciamo le distanze. Ok. Oh, c'è un altro telefono. Ok. Ti attivi? Ah, no. Una pagina è stata strappata. Non leggo i numeri. 5896. Dobbiamo trovare una matita? Ok. Non vedo niente qua. Qua non vedo niente. C'è un fronte... Ellie e Tori, scommetto che uno di questi è il tuo vero nome, ma quale? Tori. Tori, ne sono sicuro, Tori. Vedi una cosa? Ok, no, non ce lo fa prendere, quindi non ci serve che l'abbiamo noi. Ancora sconosco il suo vero nome, solo parole, toni senza significato. Ah no, devo ancora frugare qua. Sounds without meaning.
E quindi? Qua non me fa andare, qua non... C'è qualcosa sotto al letto. Oh. Eccola. Il resto della pagina, ok. Ora abbiamo tutti i numeri. Andiamo. Oh, potevano sembrare normali numeri, ma io percepivo che nascondevano qualcosa. Ok. Quindi casa di George 6098984599. Mamma, ok, resort Niwa. Ok, beh. Hello? Oh, yes, ah. This is Vivian. Room 347. Sono Vivian, stanza 347. Vorrei presentare un reclamo. È venuto qui un uomo, sì, del personale dell'hotel, e il suo alito puzzava di vodka. Lui... What? Cosa? Quello era il capo del personale. Sai che c'è? Non importa, grazie. Never mind. Thank you. Ok. Beh, deve essere un lavoro stressante. Proviamo con la mamma. Ora sapremo il suo vero nome. Sì. Sì, mamma, lo so. Faccio del mio meglio. Cosa? No, io. Beh, il mio di duro lavoro non ruota tutto intorno a te. Non chiamarmi Victoria, lo sai che l'odio. Ah, ecco, Victoria. Era questo il suo nome, ma non quello vero, non per lei. Va bene, e l'ultima chiamata. Ciao Peppe, ciao, scusami, ciao. Ok, ciao, dormono. Va bene, ma so che sei... Ma che ne sono? Ok, sì, il gran giorno, è domani. Ciao. Grazie, ci vediamo a casa. Baciali da parte mia, ok? Not exactly a hot. Non la chiamerei proprio una passione infuocata, eh? Aspetta. Lui. Oh, okay. Ciao. Dormono? It's fine. Va bene, lo sai che sei impegnato, lo sono anch'io. Yeah, it's tomorrow. Sì, il gran giorno è domani già. Yep. Thanks. Adesso ci vediamo a casa. Bacia per te, ok? Ok. Ha finito tutto, quindi possiamo andarcene, direi. Prima però mi devo soffiare un attimo il naso. E magia, a posto della lampada, compaio io. Ok, andiamo. Ancora non conosco il suo vero nome. Solo parole e suoni senza significato. Ma che dici? Non sappiamo che il suo nome è Victoria. Ah, l'ultimo numero resta forse. Oddio Ellie, pensavo che tu... No. Sono felicissimo di sentirmi che non hai chiamato prima. L'hai fatto, ma... Eugene, quel maledetto stupido! Teneva moltissimo a lei, non serve essere un medium per capirlo. Ehi, quindi se parlavi con Ellie significa che tu sei Tori, no? Sei tu, la vera tu, ecco come ti chiami. Ok. It made vabbè. Sense, in effetti aveva senso. A name is more than what everyone calls you. Nome non è solo rispecchia chi sei. Ah, ok. Lo sapevo questo. Devo andare? Non c'è nessun salvataggio. Di qua non possiamo passare. Andiamo per lo specchio di qua. Ok. Andiamo di qua. Dobbiamo andare a mettere l'altro volto sulla maschera. Ok.
C'è la maschera sul volto. Sarò sincera, ero bella. Era bello usare la mia maledizione per una buona causa. Erano momenti come quello che mi facevano andare avanti. Ora non ne sono più sicura. Ok, andiamo di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, la colonna, sempre quella, la becco. Dai, su, che fatto questo, salviamo pure noi che ce ne andiamo a cenare. Che ho fame. Ok, andiamo qua. Ok. Arrivo. Ora ti libero, eccomi. Oh. Marianne, tutto bene, ora sei libera, Tori. Tori. Thank you. Grazie. Thank you. Figurati. You did it, Marianne. Ce l'ho fatta. To a better place, I hope. Ah, si è aperto qualcosa qua. Anywhere is better than here. Oh, 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 oh. Will you just let me pick you up already? Posso prenderle? No, non posso ancora prenderle, però... Posso andare di qua? Posso andare qui? E sono da quest'altro lato, yes. Posso prendere. Yes, finalmente. Eh sì, dico pure io finalmente. Ok. Vai, finalmente. Oh. Andiamo. Giochiamo un po' qui. E allora, il comportamento del signor Rekovic è assurdo. Sono un'infermiera, non una bambinaia. Capisco che gli serve qualcuno che la tenga d'occhio, ma ho già il mio bel da fare. Anche se ignorassi tutti i miei altri doveri, devo sempre prendermi cura del povero signor Tarkovsky. In ogni caso, provo a fare del mio meglio. Almeno la ragazza è tranquilla, sta quasi sempre sulle sue. Ama parlare con gli amici immaginari, ma credo che sia normale alla sua età. A volte sento che porta avanti intere conversazioni. Girerei di aver sentito le voci di due persone diverse. Ha davvero un gran talento ad essere di famiglia. Bene, ragazzi e ragazze, io direi che, visto che abbiamo attivato la prossima missione e sono le 19:26, io stacco, così vado a vedere che cosa c'è da cenare per cena e ci vediamo dopo cena. Dopo cena vediamo un pochettino se è ancora con Domedium o proviamo Battlefield 4 che ci hanno dato gratuitamente. Comunque ragazzi, ragazze, grazie di avermi seguito. Ciao Peppone e non so cosa stai facendo, però buon divertimento in ogni caso. Ciao e ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi, ciao.